Ciao e bentrovati in Dynamic Guitar Planet. Io sono Fausto e oggi parliamo di muted or muffled notes. Cosa sono queste muted note o muffled? Sono le note che noi indichiamo con la crocettina nello spartito e servono per creare l'ossatura della nostra ritmica. Sono importantissime e bellissime. La ritmica che avete appena sentito andiamo a studiarla ora in due modi. Prima la sentiamo con le muted notes e poi invece la sentiamo senza, così sentiamo la differenza e vediamo quanto importanti sono queste note. 1, 2, 3. Adesso la sentiamo subito, senza le muffled notes o muted notes. 1, 2, 3. C'è un'enorme differenza. Sentiamo solamente la parte iniziale. La differenza è tantissima. Ma cosa fanno queste muted notes? Danno proprio il senso ritmico. E a queste muted notes o muffled possiamo dare il volume che vogliamo. A me piace restare abbastanza morbido, ma può essere buono anche una muted note più accesa. Vi faccio sentire come piacciono a me. Sono un po' più morbide, sono molto belle e danno un senso di rotondità alla frase, mi piacciono un sacco. Ora eseguo il riff molto lentamente, così tu puoi studiarlo in tranquillità. 1, 2, 3. In questa ritmica ho usato l'N2, la Washburn, con il suono al ponte e il potenziometro tirato su, così in split al pick up e funziona come se fosse un single coil. Uso un Hannibal Heavy. Normalmente uso sia heavy che medio, dipende dal suono che voglio ottenere. Montando qui le Blue Steel delle De Markley, le corde criogenizzate, hanno un suono un po' più brillante e sinceramente mi danno meno fastidio per il discorso del nickel e quindi le trovo più comode per me. Ti ringrazio di essere stato con me fino alla fine. Prova questo riff che è molto bello e cerca di farlo suonare con le tue preferenze ritmiche, metterci una batteria sotto, ma una batteria magari diversa da quella che ho messo io. Cerca di farlo girare, cerca di farlo cantare, cerca di farlo funzionare. Scrivimi alla mia mail, così io ti spedisco lo spartito e la base di questo riff. Se hai bisogno di
approfondire meglio questa tematica, chiamami. Grazie di nuovo di essere stato con me fino alla fine e buon divertimento. Ciao!